31 agosto, mercoledì. Oggi sono tornato a casa, il momento di fare le valigie. Occasione per tirare le somme di questo agosto. Senza ombra di dubbio posso dire che è stato il mese più lungo della mia vita. Buffa a dirsi, visto che le vacanze, soprattutto quelle che ci piacciono, passano forse troppo in fretta. La mia non è stata una vacanza, piuttosto una ricerca spirituale. Viaggio al centro della terra, si chiamava così un libro. Nel mio caso mi sono addentrato in una selva oscura, piena di trappole e pericoli. Il vento mi ha portato qui il 1 agosto. Un corpo senza vita, non mangiava né parlava. Non riusciva neanche a esprimere quello che aveva dentro. Troppo veleno scorreva nelle sue vene. Un bambino talmente sofferente che non riusciva a fare altro che piangere. Passavo le giornate allenato dalla realtà. La mia testa era affogata nel dolore e i ricordi la trascinavano sempre più a fondo, come dolci sirene. Più volte il pensiero andava al suicidio perché il dolore era troppo. Ricordo esattamente quando appoggiato di schiena sulla lavatrice nel mio bagno e piangevo. A un certo punto cominciai a supplicare qualcuno affinché cessasse questa sofferenza. Credevo di non riuscire più a sopportarla. Di tempo ne è passato, vado orgoglioso di Simone e sono fiero di me, di come ho affrontato questa situazione. Ho deciso di guardare in faccia al demone, dritto negli occhi. Tanta era la paura. Molte sono state le occasioni in cui potevo rinunciare. Non ho arretrato neanche di un centimetro. Affrontare questo immenso dolore, le tante insicurezze e la paura invece che scappare. Ho permesso a me stesso di vivere questa sofferenza invece che usare alcol, drogarmi o fare serate, come se niente fosse. Scegliendo la strada più lunga, quella più tortuosa, ho anche messo in conto di soffrire di più. Le mani si sono sporcate nel fango. Mi sono calato in questa grotta buia, non avendo nessun punto di riferimento. Una foresta ostile, piena di roghi e animali. Ho dovuto dormire al freddo, imparare a difendermi dalle belve che l'abitavano. Imparare a convivere con il dolore, senza scappare, riuscendo perfino ad abbracciarlo. Trovare la serenità dentro noi stessi, indipendentemente da quello che ci accade fuori. Ho avuto modo di conoscermi, di imparare lati di me mai visti prima. La forza per andare avanti e migliorare noi stessi risiede al nostro interno, non nel drink di stasera, la canna in più o la ragazza che ti sei appena scopato. Non scappare da questo dolore, non distogliere lo sguardo. Durante un uragano, la parte più calma è proprio il centro. L'unico posto dove trovare la forza risiede dentro di te. Nella felicità risiede già il seme della sofferenza, come la gioia contiene il dolore. Le risposte che cerchi sono dentro di te. Bisogna solo ascoltarsi. Accettare il fatto che tu debba vivere queste situazioni ora, non ci puoi fare niente. Le cose capitano per una ragione. Fin quando tu sei sereno e ricolmo di amore verso te stesso, niente potrà farti del male. Devo forse ringraziare qualcuno per questo?